si cammina così, partendo da una situazione di stabilità che va a vacillare, ritrovi un'apparente sicurezza che di nuovo vacilla e di nuovo in questa alternanza di sicuro insicuro si va avanti, si prosegue. E così anche si parla, così noi prendiamo del fiato, le parole vanno una dopo l'altra, a volte il fiato ci manca, a volte ne è troppo, ma in questa alternanza noi troviamo la via d'uscita delle parole. E infatti Jean-Paul Drouin ci fa notare che il bambino comincia a parlare solo dopo aver iniziato a camminare. Io in realtà ho fatto il contrario e questo negherebbe un po' la sua teoria, ma Jean-Paul Drouin va ancora oltre e ci legge, leggo dalla quarta di copertina: la marcia filosofica comincia sempre con una messa in discussione, una perplessità, una domanda, un dubbio, scuotono ciò che si riteneva certo. Eravate tranquilli, fermi nelle vostre convinzioni, non lo siete più nel momento in cui un dubbio comincia a far vacillare quelle evidenze. Questa pratica dello shock è quella dei filosofi, fin dall'antichità, e ci regala, con questo la passeggiata di Kant, 27 ritratti di filosofi e del loro rapporto col camminare, dal primo Protagora, come ce lo descrive Platone nel dialogo omonimo, in cui vediamo il grande filosofo, arrivato ad Atene, camminare seguito da un codazzo di discepoli, ma dentro una stanza, e quindi arriva in fondo e torna indietro. E nel frattempo i giovani hanno difficoltà per non oscurare la marcia del filosofo, poi arriva di nuovo all'altra parete e torna indietro in un discorso che non va avanti, dove recto e verso sono uguali, perché questo è il pensiero sofistico, è un pensiero che non ha un vero e un falso, tant'è vero che Socrate gli dice: fermati un attimo adesso, mettiamo dei punti fermi, sediamoci e andiamo avanti. Di camminata in camminata, Jean-Paul Drouin ci insegna il metodo, bella parola mutuata da Cartesio. Anche qui c'è l'odos, la strada, una strada metà che parte da una metafora, in realtà, quella dell'uomo che si perde nella montagna e per uscire dalla selva oscura deve prendere una direzione e percorrerla fino in fondo. Non puoi andare zigzagando, come tra l'altro faceva Montaigne. No, devi prendere una strada e vedere dove ti porta. È l'unico modo per uscire dai dubbi che ti attanagliano. E un'altra parola ha un'etimologia importante, che è il progresso, gradior, io cammino, vado avanti. Tra questi 27 ritratti, il mio preferito, fra i molti molto gradevoli, è quello di Kierkegaard. Kierkegaard, che amava talmente tanto uscire, si concedeva delle passeggiate meravigliose, poi quando tornava era talmente pieno di voglia di scrivere che non toglieva nemmeno il cappello, nemmeno il bastone, e subito andava a vergare i suoi fogli, e tante volte si firmava anche in maniera diversa perché ritornava diverso, persona diversa dopo ogni passeggiata. Buttava il bastone, vi ho detto. E non a caso Diogene, il cinico, quello che ha rinunciato a tutto nella sua vita, come sapete, addirittura buttò via la scodella con cui mangiava quando si accorse che aveva visto un bambino prendere acqua dalla fonte col palmo della mano. Lui, che di tutto si è privato, non si è mai privato del suo bastone, che gli serviva per camminare, gli serviva per scacciare gli animali feroci, ed era il perfetto connubio tra la natura, che ti insegna a camminare, la cultura, che ti insegna a direzionare questa tua camminata, che nell'insieme ti portano a una filosofia della passeggiata, che è una lettura godibilissima, consigliata non solo ai filosofi, ma anche agli appassionati di natura e di passeggio.